fare per me un cazzo con una bisa. Voi non avete mai un cazzo da fare, mai! Tua sorella cosa fa? Lo yoga in India, però quando torna a Milano guarda l'appartamento a via della spiga. Sei tornato prima? Scusa Carla, sì, c'è stato un cambio di programma. Cosa succede? Ma niente, a Milano in sede stamattina c'era pieno di giornalisti rompicoglioni, siamo venuti qui per stare un po' più tranquilli. Dove sono ora? Senti, adesso per 2 ore sono in riunione, non ci sono per nessuno. Fai la cortesia di dire anche al personale di non disturbare. Giovanni, cosa sta succedendo? Carla, cosa sta succedendo? Adesso è un po' complicato da spiegare. Te non ti preoccupare, adesso risolvo tutto. Sì, ok, adesso risolvo tutto. C'è problema, tutto sotto controllo. Non fare domande, perché tanto non capiresti niente, eh? Sei troppo scema, Carla. Troppo imbecille. Azioni sono tutte sballate. Allora noi dobbiamo iniziare a vendere cose che non vogliamo vendere, ma le riserve stanno finendo. Allora l'unica via d'uscita è rilanciare, investire ancora. E adesso io devo andare di là e convincere quei signori, altrimenti ho chiuso, ho finito. Hai finito? Nel caso di aver paura, vuol dire per noi, per Massimiliano, c'è di aver paura. Forse stasera potremmo mangiare tutti e 3 insieme, così parliamo, eh? Perché è bello dirsi le cose, guarda, ci è vicina, dai. No? Poi anch'io avevo una cosa da dirti. Sua moglie, tutto bene? Sì, no, era un falso allarme, si è un po' suggestionata. Ma Massimiliano invece poi? Bene, bene. Scusi, può chiedere a Serena di chiamarmi? Va bene. Scusi, devo scappare. Ci avrei da ridere te? Imbecille. Ma solo che finisco questo dialogo. Siediti, siediti. È da stanotte che sto scrivendo, non riesco a smettere. Hai capito che effetto mi fai? Sono stata una vigliacca ieri sera. Ma che dici, Carla? Una donna stupenda. Ieri sera è stato bellissimo. Dovevo dirti del teatro. Non ho capito. No, dicevo, dovevo dirti del teatro. Non se ne fa più niente. Mio marito lo vende, non ci faranno degli appartamenti. Mi dispiace, non avrei mai potuto immaginare che le cose potessero peggiorare fino a questo punto. Ma capisco. Comunque non sono sorpreso. Mi dispiace per te perché so quanto ci tenevi. Quanto a me, pazienza, tutta questa storia mi ha fatto incontrare te. Non ho dubbio. Dobbiamo essere realisti, questa cosa non ha senso. No? Come non ha senso? Non hanno senso tutti questi mesi. Le cose che abbiamo fatto assieme, ho scritto 180 pagine di romanzo, perché tu mi emozioni, mi ispiri.
Ma poi l'attenzione, l'amore che ci siamo dedicati, che cos'è che non ha senso? Ti ho riportato Carmelo bene, lo avevi dimenticato. Veramente, anche a me ti spiace perché anch'io... Che te ne vai? Te la posso dire almeno una cosa? Sei una dilettante. Ieri sera pensavo che facessi finalmente sul serio, ma mi sbagliavo. Fai le tue belle comparsate nella realtà. Poi quando le cose diventano pericolose sparisci nel tuo santuario di lusso sulla collina. Hai ragione. Pensi di non dover mai pagare le conseguenze? Lo sai perché? Perché sei rimasta una dilettante, come quando facevi teatro. Ma era troppo faticoso farlo sul serio, no? Era più facile sposarsi a Giovanni Bernaschi. Ma stare con lui non ti basta. Allora viene letto con questo povero stronzo. Appena ti rendi conto che il tuo tradimento ha un costo, mi mandi a fare in culo. Dilettante! Sei solo una dilettante! Ricordalo, solo una dilettante! Un'attrice, una canna. Professore, come sta? Buon Natale! Buon Natale, signore!